Oggi Minzolini studia un po' la vicenda, diciamo, di come questo governo potrebbe cascare, di come si potrebbero cambiare 50 anni le che studio. maggioranze, e parla di 20 parlamentari grillini che decidono la legislatura, nel senso che da una parte Salvini dice dobbiamo convincerli a venire da noi, dagli altri i grillini dicono, addirittura un virgolettato di Villa Rosa, il rischio è molto forte. Ci spieghi un po' questa vicenda? Ma sai, c'è un elemento innanzitutto. Io non credo, al di là di quello che viene detto, che Zingaretti, al di là della necessità di ricompattare questo governo, prenda la strada delle elezioni, perché sarebbe una follia. Diciamoci la verità, fare la manovra e andare al voto, allora se abbiamo dato dello scemo a come si chiama? A Salvini, Salvini quest'estate, Papete. qui lo diamo pure a lui perché mi sembra una cosa paradossale. Gli converrebbe. Ma Poi no. vince l'elezione. Ma se, ci sarebbero, tanto per essere chiari, ci sarebbero, le difficoltà cui sta andando incontro il governo erano già scritte. Per cui chiaramente devi cercare di darti, cioè non puoi andare, tanto adesso, e poi parlo dell'argomento che ti interessa, non è che puoi andare al voto in Umbria, che è una regione che è quella che è, in cui sono piccole e medie imprese, fai una conferenza stampa sulla manovra e la cover della manovra è tasse e manette, cioè capisci, è assolutamente La una sorta di cover, non è suicidio. male. È un suicidio. Tolto questo, è evidente che quindi se Salvini vuole andare al voto deve staccare un pezzo della maggioranza. E lui ci sta credendo, perché al di là di quello che scrivono, io ho riportato un'assemblea del gruppo della scorsa settimana e quello che ha detto successivamente. Cioè, questi grillini perché vanno nella Lega? Perché sono delusi da Di Maio? Perché Da vogliono una parte, salvare tu la immagina, candidatura al allora, prossimo giro? un altro dei problemi che secondo me non ha affrontato seriamente il PD è immaginare che il 5 Stelle scelga quando nel DNA dei 5 Stelle c'è una sorta di trasversalismo che è proprio naturale. Lì c'è anche una destra. Adesso non metto a dire i nomi, ma c'è gente che è stata nel MIS lì dentro, tanto per esempio, e non lo dico perché altrimenti li metterei in. Però è una destra vera. Allora, l'elemento trasversale è evidente che tu non lo devi tener conto, cioè nel senso non puoi immaginare una cosa del genere perché altrimenti rischi che si dimezzano. Infatti Di Allora, Maio lo dice dato. molto chiaramente oggi nell'intervista al Corriere, Ma devo si dire, questo dimezzano, ragionamento lo già è fa. successo un paio di Già, volte, un po', ma si perché tu fai così? dimezzano Allora, il punto spesso. qual è? Allora, visto che è così, è chiaro che Salvini ha quella parte che è in sofferenza per questo equilibrio che potrebbe andare da lui e oltretutto anche un'altra possibilità, essendo in ascesa. Può anche, diciamo, Candidature, attirare. perché È diciamo un che col magnete, diciamo. Parlamento, col Bravissima. taglio dei parlamentari e in più con percentuali che diminuiscono, la È un maggior parte sa che magnete, perde il per cui posto. è un magnete naturale. Allora, a questo punto lui tenterà questa operazione. Io non so se gli possa riuscire o meno, però è evidente che è la strada che deve intraprendere. Dall'altra parte, l'unico che forse ha capito che quello è il rischio è Renzi, che tant'è, sta Ecco, facendo la bravo, perché stessa l'altro cosa. magnete naturale, come li chiama Minzolini, cerca di essere Matteo Ma Renzi, lo dice in perché? maniera molto Ma le, esplicita, no, ma poi virgolette. ti dico la cosa, quella lì è la cartina di tornasole, che se c'è qualcuno che in questo momento punta non a creare casino, ma a continuare in questa esperienza di governo, per tanti motivi che possono essere anche egoistici, nel senso il fatto che ha fatto una scissione adesso, ha creato un governo adesso, è Renzi. Renzi. Gli altri, Però nel io gli. frattempo continua a trattare malissimo il PD. Zingaretti poi dice Ma pure: boh, ma io sto governo non lo volevo fare. posso dirti Renzi una mi ha cosa? costretto, Ma adesso faccio il diciamoci la governo, verità. mi insultano a me, pure Posso dirti Zingaretti, una cosa, per però quanto sia molto io educato, come Maiorino diceva glielo voglio Iorino, bene, però io comincerò un po' a girare adesso a facciamo, ma io, Zingaretti. a Maiorino posso anche voler bene, però facciamo un discorso Non assolutamente esageriamo. di analisi politica, no? Tu hai visto quello che è successo in Umbria. In Umbria c'è un problema proprio che non riesce a stare insieme con i 5 Stelle perché altrimenti perdono un pezzo, e dall'altra parte hai invece un centrodestra che esce fuori con una certa forza. Immaginare in uno schema del genere di proporre, come è stato fatto nelle scorse settimane, una legge maggioritaria è quello di scegliere, diciamo, di essere, diciamo, distrutti. Diverso è se tu casomai tenti di fare una coalizione, perché sono sempre stati, a sinistra sono stati sempre più bravi rispetto alla destra sulle coalizioni, tentando di dare dei ruoli. È evidente che il PD non può più immaginare, finisco qui, di essere un partito con vocazione maggioritaria, semmai dovrebbe porsi il problema di ricostruire la sinistra, dando Come modo agli aggregare? altri di ragionare e di avere delle Allora, parti in commedia. devo dire che lo spiegone di Minzolini non ha nulla da invidiare allo spiegone da Milano, No. sinceramente. Detto questo,